La mobilità condivisa è stato uno dei settori segnati dal lockdown, ma ora sta ripartendo, anche con nuovi mezzi. Un sistema che può integrarsi con il trasporto pubblico e può aiutare a ridurre il traffico. Durante la fase di lockdown il nostro servizio ha avuto un crollo molto importante, con punte anche di meno del 90%. Da quando però sono riprese le attività di pari passo con la mobilità urbana, anche il nostro servizio sta crescendo. Ad oggi nella città di Roma contiamo circa il 50% dei noleggi standard che facevamo prima della crisi del Covid. A livello nazionale non abbiamo mai interrotto il servizio, abbiamo semplicemente ridotto il numero di auto disponibili per un certo periodo al fine di garantire la giusta pulizia, la giusta igiene. Ricordiamo che da subito noi abbiamo aumentato di 4 volte il lavaggio dei veicoli e da oggi abbiamo tutta la flotta disponibile con circa 3.000 auto in tutta Italia. Un nuovo strumento della mobilità in città. A Roma abbiamo 1.000 monopattini, ma siamo pronti a crescere fino a 2.500 nel breve periodo. Che vantaggi ci sono a usare questi mezzi? Ma per chi si sposta in centro è rapido, è maneggevole, è divertente. In Italia siamo presenti a Roma, Milano e Torino, ma siamo già pronti ad aprire altre città all'occorrenza. Straordinari, garantiscono una mobilità all'interno della città straordinaria. Cioè io comunque ho praticamente abolito del tutto la macchina, non la uso più. E considera che comunque vengo da 25 km di distanza. Quale che sia il vostro mezzo di trasporto, una volta in strada sempre attenzione e rispetto delle regole.